Da qualche anno andavo ogni domenica da mia madre. Aveva il morbo di Parkinson e le volevo tanto bene, mi piaceva stare con lei. E quel giorno ero da mia madre e guardavamo insieme la televisione e tutto a un tratto si stacca quello che stavano facendo, non ricordo, e dicono che è successo qualcosa in autostrada. Allora, ho richiesto un sacco di ambulanze, ci sono un sacco di feriti. Il fatto si è verificato un po' prima dell'usico di Capaci, c'è tutto il terreno sventrato, il ferito lo stanno portando via in questo momento. E mi dici quanti colleghi c'erano a bordo? Confermano altri colleghi del nucleo scorte. Ha tentato di inamitarvi in Palermo, controllare tutti quelli che escono dall'autostrada. Io non sapevo che fare. Altro che chiamare un taxi. Invece di andare sull'autostrada me ne andai al pronto soccorso. Io non vidi mai arrivare né Falcone né sua moglie, perché ero in un posto dove non potevo arrivare. E non volevo più vedere questa. Non volevo più vedere tragedia, non volevo vederlo Falcone ammazzato. Non lo potevo più accettare. Dopodiché, intanto, però, Franco Zecchin e Sciobba, mia figlia, erano andati sull'autostrada e un fotografo deve coprire le notizie. Ma io forse non ero più neanche una fotografa. Ero una persona che non lo sopportava più, non l'accettava più, come tanti d'altronde. Quel giorno fu l'inizio di tanti giorni in cui la gente corse per le strade e fu una Palermo disperata, quella che visse, io vissi, tutti vivemmo la disperazione di tutti nei giorni dopo, quando ci furono i funerali e quando ci incatenammo tutti l'uno con l'altro. E furono anche giorni belli, diciamo, perché era come piangere insieme è importante. E così eravamo come in attesa dell'altro omicidio. Non c'è fotografia, ripresa, televisiva che possa raccontare cos'era stare davanti a quel disastro. Ricordo che c'è una foto splendida di Franco Zecchin, dove non ci sono né morti, ci sono dei ciottoli per terra e un gatto che vomita impazzito, perché il gatto si era spaventato a quel rimbombo. Quella confusione, in quella devastazione, in cui poi non c'erano nemmeno degli elementi, anche lì, come per Falcone, beh, c'era il palazzo sventrato, c'erano le macchine ancora fumanti, carbonizzate, perché si erano incendiate quelle a fianco di quelle esplose. Cioè, che immagine dà di questa cosa qua? Quando ammazzarono Borsellino e c'erano lì tutti i corpi davanti, pezzi di corpi, pezzi. Io avevo la macchina fotografica al collo ed ero messa lì, ferma,
giravano gli altri fotografi, io non volevo, no, non volevo, non potevo più. Ma non sono una vile, ho coraggio, ma perché sentivo l'inganno di raccontare quello che era avvenuto e poi non succedeva niente. Sentivo l'inganno delle non risposte. C'era qualcosa di terribile dietro, non bastava una fotografia, 10 fotografie, no, non bastavano per niente, non sono bastate. E questo mi dava un senso di impotenza come fotografa, come persona che voleva raccontare i fatti perché la gente prendesse coscienza. Qui c'è l'albero e lì sopra c'è un parrucchiere che non voleva che... voleva sradicare l'albero perché le signore si turbavano quando andavano dal parrucchiere a vedere tutti i pezzettini scritti d'amore e di attenzione per Falcone. Ti va di scendere per... Vuoi che scendiamo? Scendiamo. Ah. Ci manca solo l'odore del maiale arrostito. Giorno di maggiore bella Sicilia, ci dona un bambino. Ci posso stare? Sedi, non ridete, sedi. Pazzesco. Scusa, posso farti una domanda? Sono Roberta Zarcone, là in Sicilia. Che significa essere qui? Questa discussione è impossibile. Ci ricordano il perché siamo qui, perché oggi è il 25esimo anniversario della scomparsa, come ben sapete. La scomparsa! Siamo qui, è scomparso! Per anche per un suo grande amico, nonché suo collega, Paolo Borsellino. Te lo saresti aspettato 25 anni fa che potesse realizzarsi questo incubo, che si arrivasse a questo punto? Come facevi? Un applauso. Allora piangevamo, non cantavamo. Non... Come facevo? Non potevo aspettarmelo. Ma forse non dovevo neanche vivere tanto.